10 ore in vasca con Filippo Magnini per conoscere la tecnica e i segreti che lo hanno reso un campione di nuoto. Il sogno diventerà realtà per 120 atleti delle società del territorio del CGFS dai 10 ai 17 anni, domani dalle 8.30 alle 18.30 alla piscina di Via Roma. L'iniziativa promossa dal CGFS con il patrocinio del Comune di Prato e presentata stamani nel Salone Consiliare rientra nel progetto Remind, fortemente voluto da Magnini e dal suo team per diffondere i valori dello sport. Quella di domani a Prato è l'unica tappa toscana. Quello che mi piacerebbe insegnare ai ragazzi, insieme al mio team ovviamente, è che lo sport è passione, è sacrificio, è sapersi rialzare in un momento magari in cui si è in grande difficoltà, è saper gioire di una vittoria e gioire anche col proprio avversario magari che hai battuto. Curremo la tecnica, curremo le partenze, le virate, ma ripeto soprattutto la gioia e la bellezza di fare sport e di stare a contatto con dei professionisti come noi. Ad affiancare l'ex campione del mondo di nuoto ci saranno anche due massimi esperti di preparazione atletica, il biologo nutrizionista Luca Di Tolla e il campione del mondo di apnea Mike Maric. Sono previsti anche momenti di gioco per i più piccoli. Mike Maric che ci spiegherà sul come vincere paure e ansie attraverso appunto la gestione della respirazione e Luca invece i giusti principi di nutrizione che sono importanti appunto per riuscire ad ottenere la migliore performance. Il sindaco sottolinea la generosità dimostrata da Magnini con questo progetto. È una bellissima storia, un campione restituisce quanto avuto dallo sport ai ragazzi e praticano quello sport. È un, secondo me, un gesto importante di cui bisogna rendere merito a Filippo Magnini e al suo staff e noi siamo molto contenti di poterlo mettere a disposizione dei ragazzi del CGFS perché il CGFS poi ha valori molto simili a quelli di Remind.